Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi alle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché tu guidi i miei passi nel regno del divin volere e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, 17 gennaio 1921, volume 12. Il Fiat è tutto pieno di vita, anzi è la stessa vita, e perciò dall'interno del Fiat escono tutte le vite e tutte le cose. Dal mio Fiat uscì la creazione, perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del Fiat. Dal fiat mihi della mia mamma, detto nel mio volere, che ebbe la stessa potenza del mio fiat, uscì la redenzione, sicché non c'è cosa nella redenzione che non contenga l'impronta del fiat mihi della mamma mia. Anche la mia stessa umanità, i miei passi, le opere, le parole sono suggellate dal fiat mihi di lei.
le mie pene, le piaghe, le spine, la croce, il sangue portano l'impronta del suo fiat mihi, perché le cose portano l'impronta dell'origine da cui sono uscite. La mia origine nel tempo fu dal fiat dell'Immacolata Mamma, perciò tutto il mio operato porta il segno del suo fiat mihi. Sicché in ogni ostia sacramentale c'è il suo fiat mihi. Se l'uomo sorge dalla colpa, se il neonato è battezzato, se il cielo si apre per ricevere anime, è il fiat mihi della mia mamma che segna, che segue e provvede a tutto. O potenza del fiat, lui sorge ad ogni istante, si moltiplica e si fa vita di tutti i beni. Ora voglio dirti perché ho chiesto il tuo fiat, il tuo sì nel mio volere. La mia preghiera insegnata, il fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, questa preghiera di tante secoli, di tanti secoli, di tante generazioni, voglio che abbia il suo esaudimento e compimento. Ecco perché volevo un altro sì nel mio volere, un altro fiat contenente la potenza creatrice. Voglio il fiat che sorge ad ogni istante, che si moltiplica a tutti. Voglio in un'anima il mio stesso fiat che sale al mio trono e con la sua potenza creatrice porta in terra la vita del fiat come in cielo, così in terra. Il primo fiat fu detto nella creazione, senza intervento di alcuna creatura, e scelsi la mia mamma come compimento del secondo fiat. Ora, a compimento, voglio il terzo fiat, che farà completare la gloria, l'onore del fiat della creazione, e sarà conferma e sviluppo dei frutti del fiat della redenzione. Questi tre fiat adombreranno la sacrosanta Trinità sulla terra ed avrò il fiat voluntas tua come in cielo, così in terra. Questi tre fiat saranno inseparabili, l'uno sarà vita dell'altro, saranno uno e trino, ma distinti tra loro. Il mio amore lo vuole, la mia gloria lo esige, che avendo sprigionato dal seno della mia potenza creatrice i primi due fiat, vuole sprigionare il terzo, non potendo più contenere il mio amore. E questo è per completare l'opera da me uscita, altrimenti l'opera della creazione e della redenzione sarebbe incompleta. A commentare questa stupendissima istruzione di nostro Signore Gesù Cristo richiederebbe molto molto tempo e certamente sarà oggetto di catechesi approfondita, ecco, oltre che di meditazione odierna. Noi sappiamo che la meditazione e la catechesi sono distinte, perché la catechesi serve a suscitare l'adesione di fede a delle verità conosciute, mentre la preghiera serve a trovare l'unione con ciò su cui stiamo pregando e meditando. Però entrambe concorrono verso il medesimo fine che è l'instaurazione del regno di Dio, del regno della divina volontà, scusate, nella nostra anima. Qui Gesù fa un exploit spettacolare. È una meditazione sui tre fiat, che si chiamano poi tecnicamente il fiat creante, il fiat redimente e il fiat santificante, che, come Gesù spiega, sono connessi l'uno con l'altro. Ecco, in sede di catechesi si deve approfondire bene questa connessione. Qui ci entriamo in un orizzonte di unione con Gesù e di preghiera, con Gesù e con Maria, perché non so se abbiamo colto, ecco, la grandezza, la bellezza di queste espressioni usate da Gesù nei confronti della Divina Maria, che a mio avviso si deve assolutamente chiamare Divina Maria per la sua totale fusione, unica, irripetibile, con la Divina Volontà. Unica e
ripeto, è irripetibile. Anzitutto Gesù spiega, il fiat è tutto pieno di vita, anzi è la stessa vita. Dire il fiat o dire la divina volontà è la stessa cosa, cioè il fiat, se vogliamo, indica la divina volontà in azione, no? Fiat significa in latino sia fatto, ecco, quindi è quell'eterna, diciamo, parola che poi fuoriesce da sé. Anzitutto nella creazione, no? Sappiamo che il libro della Genesi, Dio disse sia la luce, fiat lux, e la luce fu. Così inizia la creazione. Ed ecco perché un orizzonte meraviglioso che si schiude nella vita della divina volontà è l'amore nella divina volontà, la creazione, intesa non certamente come attaccamento alle creature che anzi Gesù non vuole, né tantomeno come follie ecologiste o non lo so, WWF o cose di questo genere, no? Ma è imparare a contemplare tutte le realtà create come espressione del ti amo di Dio fuoriuscito da sé per noi nell'atto creativo, nel fiat creante. E questo, come sappiamo, innesca tutto il mondo dei cosiddetti giri nel fiat creante, no? Che sono quelli che si compiono appunto accogliendo nella divina volontà e ti amo di Dio nella creazione, ricambiandoli con tutto l'amore di cui siamo capaci, mettendo il nostro ti amo in ciascuna creatura, quindi supplendo a ciò che la creatura non intelligente non può fare, e poi mettendo, facendo scorrere nel divino volere la nostra volontà fusa con quella divina in tutti gli uomini e in tutte le menti, in tutte le volontà di ogni generazione, il nostro ti amo per riparare tutti quelli che non sono stati detti dagli uomini dinanzi al fiat creante, e addirittura oggi sappiamo tutti quanti gli atti violenti, deturpanti la creazione, no? Tutto pieno di vita, dovunque si trova la vita, ecco perché Santa Madre Chiesa ha sempre combattuto per difendere la sacralità della vita e anche la salvaguardia del creato, che non è nostro, è un dono ricevuto e non deve essere massacrato, ma deve essere utilizzato certamente, ma per la gloria di Dio e per il bene di tutti. È questo il motivo per cui la Chiesa combatte, porta avanti questi valori, no? Anche il valore della vita umana, non è che la Chiesa idolatra la vita umana come se la vita dell'uomo fosse soltanto in questo mondo, no? Ma la vita è intangibile, soprattutto quella umana, perché è l'espressione suprema, massima del fiat creante. E ciò che viene da Dio non può essere toccato o manipolato dall'uomo, capite? Altrimenti non c'è. La Chiesa sa che esiste la vita eterna, d'accordo? Per cui se un essere umano muore, non è la fine del mondo, d'accordo? Cerchiamo di capire bene, no? Ma è la fine del mondo se muore non in base alla divina volontà, ma in base alla umana volontà che decide se, come e quando porre fine a una vita, cosa che non può fare. Così come, ripeto, non può massacrare e distruggere il creato, sotto pena che ci si rivolta contro. Ecco. E questo è il fiat creante, bellissimo. La vita, quindi dove c'è la vita c'è Dio. La creazione, come sappiamo, è stata massacrata, rovinata dal nostro peccato e abbiamo il fiat mihi della Divina Maria. Attenzione, è impressionante quello che dice Gesù. Questo fiat, detto nel mio volere, la Madonna, noi sappiamo che aveva fatto rinuncia alla propria volontà fin dal primo istante del suo concepimento. Fu questa la prova che lei brillantemente e immediatamente superò. Rinunciare in tutto la sua volontà per vivere solo di volontà divina, nella volontà divina, per la volontà divina. E quindi il Fiat Mihi, la Divina Maria, lo pronunciò nella divina volontà. Quindi immaginate, oltre al valore intrinseco infinito di questo gesto, che era un gesto veramente dirompente per quello che avrebbe causato, era anche unito nel divin volere,
Quindi, cioè, non è sondabile né immaginabile dalla nostra mente umana avere una percezione di quello che è stato. Qui Gesù dice qualcosa. Ebbe la stessa potenza del mio Fiat. Certamente in Dio il Fiat di Maria era stato preceduto dal Fiat del Verbo eterno, che disse Fiat all'opera della redenzione, all'incarnazione, e certamente anche fu preceduto dal Fiat che il Verbo ratificò nel momento in cui era giunta l'ora di scendere al mondo, no? Ecco, quindi diciamo che il Fiat di Maria appare come il compimento di questo, però nella storia di fatto è il secondo Fiat che compare, no? Con la stessa potenza del primo però. E questo spiega che da qui fuoriesce tutta l'opera della redenzione. E addirittura Gesù dice che tutte le sue opere, la sua umanità, i suoi passi, le sue parole, le sue pene, le sue piaghe, le spine, la croce, il sangue, tutto porta l'impronta sua, della Madonna. Per cui io dico arditamente, diceva San Luigi Maria Monforte, dico il vero, ma con tutti i maestri di spirito mariani, nessuno tema, ecco, di esaltare troppo la Madonna, perché la Madonna non è mai stata esaltata troppo. E non lo sarà mai abbastanza, purché lo si faccia ovviamente sempre senza dire sciocchezze, ecco, e senza fare della Divina Maria ciò che lei non è. Ma questo è impressionante comprendere bene queste cose, no? La mia origine nel tempo, Gesù spiega, questo è verissimo, perché Gesù è nato dal Padre prima di tutti i secoli, ma è nato da Maria nel tempio e solo da lei, e tutto dipende da quel Fiat Michi. L'umanità di Gesù è la fotocopia vivente della umanità di Maria e al tempo stesso Maria Santissima è la fotocopia perfetta e vivente della santità del suo figlio Gesù, perfetta. E allora qui tutto il mio operato porta il segno del suo Fiat e addirittura le dice in ogni ostia sacramentale c'è il suo Fiat Michi. Perché? È facilissimo. Perché l'ostia sacramentale che è, quando si consacra nella messa, la rinnovazione del sacrificio della croce, voluta per divina istituzione da Gesù nell'ultima cena, ma Gesù, quel suo gesto operativo e la passione che ha vissuto, dipendono dal fiat della Madonna, che quindi si ritrova necessariamente anche nell'istituzione dell'Eucaristia, anche negli altri sacramenti, anche nell'apertura del cielo per ricevere le anime. Perché tutta l'opera della redenzione dipende da questo. Basterebbe questo per passare una vita a tributare lodi e onori alla Madonna senza paura affatto di stare a fare una cosa che non funziona o che non va bene. Ecco perché io dico sempre, l'unione con la divina volontà può tranquillamente essere conseguita attraverso la mediazione. Che umana non è, ma è divina, della Madonna. Questo lo adombrava già San Luigi Monforte, che nel Trattato della Devozione diceva, e questo si vede per esempio negli scritti di Luisa, no? Specialmente nei primissimi volumi, quando Gesù vuole preparare Luisa all'unione con la Divina Volontà, la distacca da tutto. Dice, non deve amare niente e nessuno che non sia io, ma nemmeno non gli faccia fare la comunione, di tutto, insomma, ha fatto, per creargli questo deserto, no? Perché qualunque forma di attaccamento, anche minimo, alle creature ostacola l'unione con Gesù. San Luigi dice: questo vale per tutto, con una sola eccezione. L'eccezione è la Madonna. Alla Madonna ti puoi attaccare quanto ti pare, d'accordo? Perché non è nessun ostacolo, ma anzi è un mezzo accelerativo, accelera l'unione con Gesù e quindi con la Divina Volontà. Nessuna paura, nessuna remora. Impressionante. Il Fiat Michi della mia mamma che segna, segue e provvede a tutto. San Massimiliano Maria Kolbe diceva, e diceva il vero, che, e lui è vissuto nella prima metà del XX secolo, è morto a Auschwitz nel 1941, quindi ha operato in quel periodo, insomma, tra il 1910 e il 1940, diceva: sono passati 2000 anni quasi, ma della Divina Maria non si conosce quasi nulla. E lui conosceva bene il Trattato della Vera Devozione, tant'è vero che lo ha studiato
posto poi come base della vita dei suoi discepoli, ecco, in questa sua opera di evangelizzazione mariana attraverso i mezzi di comunicazione sociale di allora, no? Questa sua grandissima intuizione. Diceva il vero, della Divina Maria si conosce pochissimo. Questi scritti gettano una luce immensa, esaltante sulla Madonna. E veniamo adesso al terzo Fiat. Il terzo Fiat ha avuto una persona storica in carne ed ossa con cui è stato compiuto. Solo che questo Fiat lo potremmo chiamare un Fiat aperto, quindi non è finita la storia, cioè quello che ha fatto Pisa, adesso abbiamo finito e il cerchio è chiuso. No, perché il Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, deve compiersi nelle anime, d'accordo? Nelle anime. E noi auspichiamo che si compia non solo nelle anime, ma nel mondo. Ci sarà una forma, un modo, un tempo in cui questo avvenga a livello universale nel mondo? Dagli scritti sembra potersi intendere di sì. Adesso questo non ha importanza, cioè, o meglio, ha importanza, ma capite, non giova stare a lambiccarsi la testa su quello che potrebbe succedere nel futuro. Io su questo ho sempre avuto delle grandissime riserve. Molto giova invece cercare di comprendere cosa si può fare da parte di ciascuno nel presente. E già comprendere che questa esperienza di Luisa è un'esperienza aperta, cioè lei è stata la prima di una serie. Ieri abbiamo visto nella meditazione queste anime figlie del Fiat non saranno tante, dice Gesù, saranno poche. Quindi qui già sembra, come dire, introdurre un punto di vista leggermente differente, no? È chiaro che è necessaria la lettura e la conoscenza degli scritti ad amplissimo raggio, no? Ma la cosa certa, d'accordo, è che è un Fiat aperto, quindi che coinvolge anche noi. Allora, certamente lui, ed si chiama questo terzo Fiat tecnicamente il Fiat santificante. La motivazione è molto semplice. Gesù ha insegnato il Padre nostro. E nel Padre nostro noi diciamo Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, cioè la tua volontà sia fatta sulla terra esattamente allo stesso modo di come viene fatta in cielo. Nessuno di noi si rende conto, insomma, cioè in cielo, il cielo è il regno del Fiat, cioè non solo che tutti fanno la volontà di Dio, ma sono tutti quanti fermissimamente uniti alla divina volontà di cui stragodono e beneficiano tutti. Capite? Dire veramente sicut in cielo et in terra, cioè se la divina volontà veramente regna sulla terra come in cielo, significa che in qualche modo ritorna una sorta di paradiso terrestre. Perché il regno della divina volontà è un regno di felicità assolute, capito? Magnifico, bellissimo. È chiaro che torna il Fiat, scusate, l'Eden sulla terra, nella condizione in cui la terra si trova adesso, d'accordo? Quindi la presenza del peccato comunque ci sta, i peccatori sulla terra comunque ci continuano a stare, per cui questo non vuol dire automatica eliminazione di tutte quante le conseguenze del peccato originale, né tantomeno, tanto più che la festa, che questa meditazione cade nella festa dell'esaltazione della Santa Croce, fine della croce, d'accordo? No, ecco, fine della croce no, ma gioia nella croce sì. D'accordo? Nel senso che le anime che vivranno questo, se il Signore gli chiederà, come è molto probabile che faccia, perché capite la forza di impetrazione e di riparazione di un gesto ascetico compiuto da un'anima che vive nel Divino Volere è immensa. Quindi se il Signore chiederà qualcosa a queste anime, non solo che lo faranno, ma lo faranno con infinita gioia, d'accordo? E senza nessun tipo di angoscia o di paura o di svogliatezza. Perché vivere nella divina volontà fa mettere le ali all'anima e l'amore di cui questa divina volontà è piena rende tutto leggero. Per chi crede in Medjugorje, per far capire questa cosa, sapete, quando alcune persone raccontano, insomma, i testimoni si lamentavano che però digiuno al pane e acqua, il mercoledì e il venerdì mi viene il mal di testa, ho fame, ho sonno, ho questo, ho quell'altro, e facevano mille obiezioni, e la Madonna rispondeva: no, no, figli miei. Il problema è uno solo, non c'avete amore.
D'accordo? Perché se tu ami la Madonna e la Madonna con la sua delicatezza, con la sua cortesia, con la sua dolcezza e gentilezza ti dice: ma figlio mio, io avrei bisogno di 2 digiuni a settimana, me li dai? Ma se uno ama la Madonna, ma non solo che gli dà, gli dice: ti do questi e ti do tutto quello che vuoi, se vuoi fino all'ultima stilla del mio sangue, ma prenditela pure stasera, anzi pure adesso, se uno ama, d'accordo, è innamorato. Per amore si fa qualunque cosa, capite? E dentro il regno della divina volontà c'è questa, come dire, immersione profonda nell'amore che basta leggere gli scritti, cioè Luisa lo percepiva, lo vedeva praticamente tutti i giorni, salvo i momenti in cui Gesù si nascondeva, anche a livello sensibile, d'accordo? Possiamo pensare che chi davvero entra nel regno della divina volontà possa vivere delle cose analoghe, anche qui non lo sappiamo, d'accordo? Non lo sappiamo, non ne possiamo essere certi, non possiamo certamente fare una equazione. Chi vive la divina volontà vivrà certamente queste grazie grandi e straordinarie, lasciamo perdere, però non è esclusa a priori una cosa di questo genere, e questo certamente non deve essere, capiamoci, adesso io entro nel regno della divina volontà perché voglio godere fin da adesso la presenza straordinaria di Gesù. Questo discorso non si può e non si deve fare. Ecco, però non è escluso che in un mondo così straordinario, e in un mondo che è pieno di amore, se un'anima vivendo nella divina volontà ama in questo modo Dio, che veramente non potrebbe dargli niente di più perché gli ha dato tutto di sé, capite? Rinunciare veramente alla propria volontà, a tutta la propria volontà, è il gesto, cioè più di questo non possiamo fare nulla, capite? Non possiamo dare più di questo a Dio. E quindi, se Dio volesse, in risposta a questo atto, donarsi con tutto se stesso, è certo che lo può fare, e ci avrebbe, come dire, anche una buona motivazione per farla, perché l'anima ha agito con così tanta, con tale tanta generosità. Accogliendo questo dono, certamente fa felice il nostro Signore, ma anche entra in una dimensione che è completamente divina. Ecco, quindi questa preghiera deve diventare realtà. In Luisa ci è diventata. In Luisa si è compiuto il fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, che fino ad allora si era compiuto soltanto, oltre che ovviamente in nostro Signore Gesù Cristo, nella Divina Maria. E quindi Gesù vuole questi altri fiat che contengono la sua potenza creatrice e che ad ogni istante, moltiplicandosi a tutto, salga al suo trono con la sua potenza creatrice, portando a sua volta in terra la vita del fiat come in cielo, così in terra. Questo terzo fiat, dice Gesù, farà completare la gloria, l'onore del fiat della creazione. Sarà, attenzione, conferma e sviluppo dei frutti del fiat della redenzione. Sviluppo. Allora, il termine ultimo della redenzione, abbiamo già visto tante volte, ma sapete, giova sempre ricordare, perché più ricordiamo e appunto meditiamo, la preghiera serve proprio a questo, a fissare nel nostro cuore alcuni concetti, d'accordo? Quindi non semplicemente a pensarci un attimo come quando facciamo al volo una catechesi, no, questi vanno interiorizzati. Allora, la redenzione era finalizzata alla distruzione del peccato e al riacquisto della grazia come fine prossimo, però Adamo aveva il regno della divina volontà nella sua anima, capite? Viveva una vita felice. E Dio ha creato l'umanità per renderla felice. Certo, con la redenzione almeno riapre le porte del paradiso. Quindi, finita la valle di lacrime, quelli che l'hanno meritato, almeno a godere del fiat supremo, ci andranno in paradiso. Loro che c'era pure il paradiso terrestre. E non può essere andato perduto per sempre. Quindi, il fine di nostro Signore è di restituire questa gioia ad alcune anime, e questo è lo sviluppo dei frutti della redenzione. Quindi il termine ultimo della redenzione è il regno della divina volontà, cioè non è soltanto fare la volontà di Dio con sforzo, con una volontà distinta dalla sua che cerca di adeguarsi ai suoi voleri, ma è raggiungere la fusione piena con essa, d'accordo?
D'accordo? Per cui veramente fare la volontà di Dio per chi è entrato in questo regno diventa quasi naturale, ed essere, vivere nella divina volontà diventa la cosa più bella e che possa esistere, più santificante, più gratificante anche e più beatificante anche per la persona, una vita felice sulla terra. E dice ancora, questi tre fiat saranno inseparabili, l'uno sarà la vita dell'altro. E saranno uno e trino, ecco, creante, redimente e santificante, ma distinti tra loro. Il mio amore lo vuole, la mia gloria lo esige, che dopo i primi due si sprigioni il terzo, non potendo più contenere il mio amore, cioè ciò che muove la stessa divina volontà a volere questo è l'amore. E l'amore è il desiderio di darsi e comunicarsi alle anime che senza l'amore di Dio, vissuto profondamente, non sciacquandosi la bocca con frasi retoriche, l'ho detto tante volte, che servono soltanto a far venire nervoso per chi ancora gli viene, o peggio ancora a travisare concetti divini e a portare le anime all'inferno, ma l'amore di Dio vero, quello percepito e vissuto, è ricambiato. Questa è la perfezione della creazione, perché tutto è uscito dal Fiat semplicemente per amore, con l'uomo ubriacato, se si può usare questo termine, di amore divino. Questa ubriacatura, chi entra in questo regno della divina volontà, la rivivrà e la ricambierà, realizzando il fine della creazione. Dio ha creato per partecipare fuori di sé la gioia e la felicità suprema che egli è, in forma, come dire, incipiente su questa terra con l'Eden, ma con una montagna di atti che avrebbe dovuto compiere, che sarebbero stati una sinfonia perpetua, d'accordo, dinanzi all'Altissimo e dinanzi a tutto quanto il resto della creazione. E poi la pienezza, il compimento definitivo nel paradiso celeste. Ecco, ripeto, questo paradiso terrestre, in qualche forma, in qualche modo, per qualcuno, a quanto sembra, è possibile che torni sulla terra. La divina volontà voglia che anche noi possiamo essere tra queste poche anime, come vedevamo ieri, che accoglieranno questo immenso dono. O mia Divina Maria, oggi abbiamo volto con estrema gioia il nostro sguardo nel tuo Fiat Michi, ascoltando Gesù e la sua istruzione sulla sua straordinaria potenza e forza, ecco, la stessa potenza del Fiat di Gesù. L'impronta del tuo Fiat Michi si trova dovunque, in tutta la redenzione, in tutti i sacramenti, in tutto ciò che comporta sempre una minima forma di conversione o di ritorno a Dio. Noi ti chiediamo, ecco, di accrescere in noi, nel nostro cuore, l'amore e la vera devozione a te. Ti chiediamo di essere la nostra imperatrice, perché tu sei l'imperatrice del regno della Divina Volontà, la prima che ci è perfettamente rientrata e colei che governa, ammaestra e insegna a tutti i suoi membri la vita nel divino volere, ed è anche anello di congiunzione con essa. Ecco. Noi sappiamo, ecco, che c'è tuo figlio,
che è il mediatore perfetto, e ci sei tu, che sei subordinatamente a lui la mediatrice di ogni grazia, anche di questa. Non importa, e non importa né a te né a Gesù, quale sia la mediazione prediletta dalle anime, importa che il frutto della mediazione sia raggiunto. Per cui ti diciamo e ti preghiamo, e con te preghiamo Gesù, venga il regno del Fiat Supremo sulla terra. Fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. È facilissimo per oggi portare i frutti di questa meditazione ricordando, ecco, semplicemente la parola i tre fiat e riassumendo in questa semplice parola tutto il frutto e il contenuto dell'odierna meditazione. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.